Questo video è una breve anticipazione di quello che studieremo nei prossimi video, e cioè i principali tre fenomeni relativistici, che sono la simultaneità relativa degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Sono tre fenomeni che non hanno equivalente in fisica classica, cioè non esistono in fisica classica, ma solo in relatività. Questi tre fenomeni sono la conseguenza diretta di questa trasformazione di Lorentz per i tempi. Ricordiamo brevemente che cosa significa questa trasformazione di Lorentz. Abbiamo un treno che corre a velocità v davanti agli orologi della stazione. Prendiamo per semplicità l'istante 0 della stazione. Vediamo che tutti gli orologi della stazione sono sincronizzati all'istante 0. Quindi, annullando t, possiamo calcolare il tempo t' segnato dai vari orologi del treno in corrispondenza del loro incontro con gli orologi della stazione posizionati nelle varie posizioni x. Facciamo un esempio particolare per ricordare cosa significa. Immaginiamo un treno che viaggia a circa l'86,6% della velocità della luce. Questa scelta è comoda perché in questo modo il fattore gamma vale 2. Immaginiamo di prendere due orologi della stazione, per esempio questo e quest'altro, rispettivamente un metro a destra e un metro a sinistra dell'orologio centrale, e quindi abbiamo x uguale più o meno un metro. Gli eventi considerati sono l'incontro di questo orologio del treno con il corrispondente orologio della stazione che si trova di fronte a lui, e l'altro evento è l'incontro di questi altri due orologi. Questi due eventi, cioè questi due incontri, sono misurati al tempo 0 da questi due orologi della stazione, che distano più un metro e meno un metro, questi due, ma invece sono registrati i due incontri a distanti diversi dagli orologi che sono protagonisti di quegli incontri, cioè gli orologi del treno. Cioè questo orologio del treno registra l'incontro con questo orologio della stazione ad un istante che è negativo, prima di 0 secondi. Infatti basta mettere x uguale 1 metro, cioè la posizione dove avviene l'evento rispetto alla stazione. L'evento incontro avviene alla stazione in posizione 1 metro. Quindi se noi mettiamo qua 1 metro e 0 secondi, tempo della stazione, troviamo t', orologio del treno che assiste all'incontro, uguale meno 5,8 nanosecondi. Allo stesso modo, calcoliamo il tempo segnato da quest'altro orologio del treno al suo momento, in cui si incontra con l'orologio della stazione in posizione meno un metro. Quindi mettiamo x uguale meno un metro, posizione dell'evento alla stazione, e troviamo t', tempo segnato da questo orologio che si incontra con quello della stazione, t' uguale più 5,8 nanosecondi. Quindi questo orologio del treno è in anticipo. Più in generale, prendiamo un orologio qualunque del treno, per esempio questo, che si incontra con uno della stazione. Mettiamo nella formula di Lorentz il tempo e la posizione secondo la stazione, quindi per esempio qua potremmo mettere 2 metri, questo orologio, quindi x uguale 2 metri, e mettiamo t uguale a 0 perché questo orologio della stazione segna 0. Quindi l'incontro fra questi due orologi è un evento, è registrato alla stazione da questo orologio qua, e le coordinate di questo evento sono 0 secondi e 2 metri di posizione. Con la formula di trasformazione di Lorentz troviamo il tempo segnato per quell'evento dall'orologio del treno che assiste all'evento stesso, cioè l'orologio che si incontra con questo. E troviamo che segna un tempo negativo per colpa di questo meno, e questo tempo vale meno 11,6 nanosecondi. Questa retta di colore rosso rappresenta i tempi segnati dagli orologi del treno quando ciascuno di loro si incontra con uno degli orologi della stazione. Gli orologi della stazione segnano tutti 0, ma gli orologi del treno no. Gli orologi del treno che si trovano a sinistra, quindi che incontrano orologi della stazione a sinistra di O, quindi questi orologi, gli orologi del treno che incontrano orologi a sinistra di O segnano tempi positivi in anticipo. Gli orologi del treno che si incontrano con quelli della stazione a destra di O segnano tempi negativi, tempi in ritardo. Questa è la desincronizzazione degli orologi in moto.
oltre alla desincronizzazione c'è uno scorrimento del tempo più lento. Lo sappiamo che in questo esempio, che gamma vale 2, il ritmo di scorrimento del tempo sugli orologi della stazione, quando visti, scusate, sugli orologi del treno, quando visti dalla stazione, il ritmo di scorrimento del tempo è dimezzato, quindi ridotto di un fattore 2. Il ritmo di scorrimento del tempo sugli orologi del treno visti dalla stazione. Ora che abbiamo ripassato in dettaglio questo fenomeno fenomeno fisico puramente relativistico della desincronizzazione e rallentamento di questi orologi del treno, così come risulta dalla trasformazione di Lorentz dei tempi, poi vedremo nei prossimi video che questo fenomeno è conseguenza di altri tre fenomeni relativistici, che sono la simultaneità relativa, cioè due eventi simultanei in un sistema di riferimento, o per esempio nel treno, non lo sono visti dalla stazione. Vedremo che se dalle due pareti del treno vengono emessi simultaneamente secondo il treno, secondo gli orologi del treno, due raggi di luce verso l'interno, questi sono emessi simultaneamente secondo gli orologi del treno, ma non lo saranno secondo gli orologi della stazione. Per la stazione sarà emesso prima questo raggio di luce e successivamente l'altro. Lo vedremo meglio nei video successivi. Un altro fenomeno relativistico è la dilatazione dei tempi. Vedremo che quando si misura l'intervallo di tempo fra due eventi, due diversi sistemi di riferimento K e K' misureranno intervalli di tempo diversi. Il sistema di riferimento che utilizzerà per fare la misura un solo orologio misurerà l'intervallo di tempo proprio. Invece il sistema di riferimento che avrà bisogno di utilizzare due orologi per misurare quell'intervallo di tempo misurerà un intervallo più lungo, detto non proprio. L'intervallo di tempo proprio, misurato con un solo orologio, infatti è sempre il più breve di tutti. Gli intervalli di tempo non propri, misurati con due orologi perché avvengono in due posti diversi, quindi saranno necessari due orologi diversi, sono invece più lunghi degli intervalli di tempo propri. Infine, l'ultimo fenomeno fisico relativistico che vedremo è la contrazione delle lunghezze. Se uno ha un oggetto lungo a riposo, lungo L0, a riposo vuol dire misurato da fermo, misurato in un sistema di riferimento dove quell'oggetto, per esempio un righello, è fermo. Allora la lunghezza misurata da fermo, per l'oggetto fermo, si chiama lunghezza propria, mentre invece lo stesso oggetto che corre con una certa velocità visto da un altro sistema di riferimento, per esempio un righello che sta su un treno, quando è misurato dalla stazione è misurato in movimento e quindi dalla stazione sembra più corto. Questa è la lunghezza non propria, quindi la lunghezza dell'oggetto in moto misurata dalla stazione. In quel caso vedremo che la lunghezza dell'oggetto in moto rispetto alla lunghezza propria dello stesso oggetto a riposo è contratta di un fattore gamma. Nei nostri esempi questo fattore gamma vale 2.